Un centro di riciclo come quello di Vedelago dà 56 posti di lavoro. La Sicilia è una terra meravigliosa, piena di risorse, e anche l'immondizia può diventare una risorsa. Per cui io invito tutti... E oggi è una risorsa per la mafia? Non soltanto per la mafia, perché dato che ne stiamo parlando, l'AMIA è al 50% in società per la costruzione dell'inceneritore, quindi ritengo che abbia poco interesse a fare sì che la raccolta differenziata venga fatta in maniera scrupolosa. Questa è un'altra storia, ne parliamo. Ma poi ne parleremo la prossima volta, ma è giusto per darne un accenno. Per cui dico, la Sicilia potrebbe utilizzare questi centri di riciclo per dare occupazione. Questa è una cosa molto importante. E riciclare significa anche acquistare meno materie prime e quindi contribuire anche all'ecologia. Significa essere meno asserviti alle multinazionali, significa essere in poche parole più liberi. E il saluto ai telespettatori, che come ti è sembrata questa esperienza di Teleiato? L'esperienza di Teleiato è stata semplicemente meravigliosa, noi vi ringraziamo perché avere avuto l'opportunità di essere visibili, di poter parlare in questo modo alla gente per noi è molto importante, cerchiamo collaborazione, per cui vi invitiamo a scriverci a benicomuni.com. Se volete c'è il sito, potete scriverci oppure ci potete chiamare, ci sono dei contatti che sono nel nostro sito. E a questo punto, siccome la Munnizza non è soltanto un affare per pochi, facciamolo diventare un affare per molti. Arrivederci. Grazie Pino.